Bentrovati su Morfasso TV per una nuova puntata di Che Storie. La puntata di oggi è speciale e parla della scoperta di un'opera d'arte. Quest'opera è contenuta all'interno del Museo Picasso ad Antibes ed è una scoperta piuttosto particolare perché è avvenuta casualmente. Chiacchierando con Renzo Rodi, la nostra intervista di qualche tempo fa su Morfasso TV, sempre per il format Che Storie, abbiamo effettivamente ritrovato un pezzo di Piacenza nella città di Antibes. Questo pezzo è un mosaico sulla pavimentazione della terrazza del Museo Picasso, come ho appunto già detto, che casualmente abbiamo scoperto fra le carte che Renzo Rodi ha ottenuto dal conservatore. Il conservatore è una figura all'interno del museo che custodisce e cataloga le opere d'arte. Sono diverse le opere d'arte di Bruno Cassinare, ci sono diversi dipinti, e appunto questa particolare pavimentazione che non è recensita se non per un piccolo post-it all'interno di diverse schede riepilogative delle opere custodite all'interno dell'archivio. È per questo che ci ha incuriosito questa nota e abbiamo voluto indagare e scoprire quale fosse la storia di questa pavimentazione e anche, speriamo in un prossimo futuro, che essa venga riconosciuta degnamente e ci sia una targa che provi l'appartenenza di questa opera d'arte al suo legittimo proprietario e quindi all'autore. Non solo per l'autore stesso, ma sarebbe anche sicuramente un vanto per la città di Piacenza e anche per la famiglia. Abbiamo ricostruito la storia di Bruno Cassinare ad Antibes dal 1949 al 1953 partendo dalla sua abitazione. Siamo riusciti a risalire all'abitazione, alla casa dove è alloggiato Bruno Cassinare ad Antibes grazie ad una conversazione telefonica con la figlia Giovanna che in modo molto generoso e disponibile ci ha fornito alcune indicazioni chiave che ci hanno permesso di identificare la strada e quindi l'area in cui si trovò Bruno Cassinare all'epoca, ed è per questo che vogliamo mostrarla anche a voi guardando questo servizio. Siamo in Rue de Rivoli, nella città vecchia, siamo ad Antibes, una città millenaria che scopriamo ogni giorno. Una città celto-ligure, poi greca, romana, ma a noi interessa un tempo più recente, un tempo che arriva agli anni 50. Tra il 49 e il 53 Bruno Cassinare abitò in uno di questi palazzi, in Rue de Rivoli. La città ha tanti artisti dell'epoca, sicuramente offrì tanti spunti grazie al suo fascino antico, grazie alla vita semplice. Oggi è una grande e famosa località turistica, molto apprezzata dagli ospiti francesi, ma sicuramente internazionali, è conosciuta in tutto il mondo. Ma all'epoca dovete immaginare una situazione molto più modesta, però proprio per questa sua modestia e così vicina alla vita semplice dei pescatori, della gente che abitava, affascinava chi dall'Italia o dall'estero veniva in questi luoghi per pensare, per meditare. E in questa condizione l'artista ne usciva rinnovato, perché i colori che possiamo osservare in questa costa così particolare, i colori, le sensazioni, i profumi costituiscono sicuramente una ispirazione forte e importante per gli artisti. Quindi la figlia che abbiamo recentemente sentito ci ha appunto detto che custodisce ancora le fotografie del padre Bruno Cassinare, le fotografie di quando Cassinare viveva in questi luoghi, in una di queste case, e affacciandosi al balcone guardava il porto antico, guardava il mare. E anche noi oggi, come lui un tempo, possiamo osservare la bellezza e la straordinario fascino dell'ambiente che ci circonda. Dopo aver individuato l'area dove si trovava la casa di Bruno Cassinare, siamo tornati al Museo Picasso per recuperare l'opera d'arte dell'artista.
Chiedendo al personale del museo, non abbiamo trovato nessuno in grado di fornirci delle indicazioni, delle informazioni che potessero chiarire questo mistero. Grazie a Renzo Rodi abbiamo invece individuato l'area della terrazza che è ben circoscritta e delimitata, dove esiste tuttora il mosaico di Bruno Cassinari, un mosaico che fece l'artista piacentino anni fa, che è presente ancora oggi sulla terrazza, sulla pavimentazione, con un pattern con dei disegni speciali che risiedono tuttora in una zona ben identificata. Ed è per questo che abbiamo continuato ad indagare ricostruendo la storia di questo mosaico. Vediamo ora le immagini. Siamo sulla terrazza del Museo Picasso, ci è stato detto Renzo Rodi, ex sindaco di Morfasso, ci ha detto che sulla terrazza il conservatore, l'ex conservatore del museo, ha detto che è presente un'opera di Bruno Cassinari ed è appunto sulla superficie, sulla pavimentazione. Quindi cerchiamo questa porzione di pavimentazione creata appositamente da Bruno Cassinari. Se siamo fortunati riusciremo ad individuarla. C'è anche Renzo che ci aspetta a guardia del mosaico di Cassinari. Oh, bonjour! Ed eccoci qua, quindi probabilmente è proprio questa, quella che dà il conservatore, dell'ex conservatore del Museo Picasso, che ha appunto il nome, è significativo perché vuole curare e conservare tutte le opere che appartengono al Museo Picasso, ha indicato questa come l'opera di Bruno Cassinari, anche se nei cataloghi non viene recensita. Tornati dalla Costa Azzurra, siamo andati ad incontrare la figlia Giovanna a Bobbio per avere delle informazioni e delle notizie sul soggiorno del padre ad Antibes. Vediamo la prima parte dell'intervista. Perché questo siamo stati. Infatti, quelle porzioni, allora le altre porzioni di mosaico sono pressoché vicino a questa struttura. E poi invece l'altro mosaico è uscendo, praticamente proseguendo nella. Sì. Ed effettivamente sarebbe una bella, cioè, secondo me, una bella conquista il fatto di che giustamente venga riconosciuto questa pavimentazione come non una semplice pavimentazione, ma come un'opera d'arte, come giusto che. Sì, come una cosa magari potrebbe progettata, essere anche disegnata. Sono bellissime queste foto perché ritraggono la vita di Cassinari, di suo padre ad Antibes, e appunto non c'era perché non era ancora nei progetti. No, non era ancora nelle idee. Erano andati i miei genitori nel 1950, qua è con mia madre, e come le dicevo avevano abitato lì proprio sulle Ramparra. Sì. Forse avete fatto un giro, sì, lì. Sì, in quella zona ci siamo. E poi io, vabbè, ne avevo sempre sentito parlare ovviamente. Poi dopo la morte di mia madre nel 1985 sono tornata con mio papà, che era la prima volta anche lui che ci tornava, quindi dopo più oltre 30 anni. Caspita. Con mio papà e mio fratello e non so, gli è venuto questo desiderio di un tuffo nel passato e proprio come siamo arrivati si è messo a camminare per Antibes a cercare di ripercorrere un po' di trovare tutta la sua storia, appunto lo studio, le rampare, il porto, e proprio sembrava un ragazzino alla ricerca dei suoi luoghi. Perché comunque ve l'ha raccontata anche la sua esperienza ad Antibes, cioè perché appunto l'hai visto negli occhi e Sì, poi vabbè, ci ha sempre parlato di questo incontro con Picasso, che è stato lui, Picasso, che ha voluto che facesse la mostra
a mio padre nel 1950 nel Museo Picasso. Quindi l'ha chiamato sì, ad Antibes? No, era già lì, si sono conosciuti, hanno frequentato questo ambiente, diciamo, molto artistico, vivace, intellettuale, così, anche se mio padre diceva che Picasso era una persona molto alla mano, molto semplice, così, che se aveva simpatia dava confidenza subito, e così è stato con mio padre, tant'è che l'ha invitato ad esporre lì come primo italiano, e quindi nel 1950 c'è stata questa mostra, poi sono rimaste alcune opere nel museo, e poi c'è questo mistero della pavimentazione che della dicevamo pavimentazione prima, da risolvere, che appunto io sono stata lì con mio padre che mi ha fatto vedere, questo l'ho disegnato io, questa pavimentazione. Però, come mi dicevate, non c'è. Non c'è traccia, immediatamente non c'è traccia, bisogna cercare, bisogna... Di ufficializzare, di mettere un punto fermo, perché sennò le cose si perdono. Esatto, ed è un peccato anche perdere questa memoria storica e anche questo valore, certo, poi infine. Certo, sì. E che altri ricordi ha quando è andata ad Antibes? Ma poi lui si era portato... Girava con questo sacchetto di plastica e si era portato. Lui non era uno che normalmente disegnava en plein air o così, era molto da studio. Infatti, lui aveva questo studio a Milano dove passava anche le domeniche, i giorni di Natale, cioè era proprio la sua tana. Quindi, non era uno che disegnava guardando il paesaggio, cioè lo interiorizzava e poi disegnava nel suo studio. Invece, in quei giorni si era portato questo taccuino e non dipingeva, ma faceva degli schizzi dei paesaggi che aveva già dipinto negli anni 50. Infatti poi, questo si parla degli ultimi anni della vita di mio papà, infatti negli ultimi anni lui ha ripreso gli stessi temi dei porti e così, disegnati ovviamente in maniera diversa. Con una maturità diversa, una persona diversa. Sì, certo, ci sono proprio negli ultimi anni, qua, questo è il secondo volume, ci sono proprio ci sono dei porti di Antibes. Quindi questo viaggio è stato ispiratore perché esempio questo fatto nell'87 a seguito di questo viaggio, che è lo stesso soggetto di quelli fatti negli anni 50, molto più sintetico, fatto molto in un modo più diverso. Chiaro, perché una persona diversa si cambia, però, e sì, magari si elabora anche, si affina alla propria poetica. Sì, quindi è stato finestra sul porto, anche questo. Cioè, e lei lo vedeva quando lavorava o era una cosa nel senso che preferiva avere, come dire, concentrarsi magari nello studio? Nello studio, ma io andavo tutte le mattine con lui e non era così immediato che lui si mettesse a lavorare. Poi quando vedevo che iniziava, silenziosamente me ne andavo, perché sapevo che aveva bisogno comunque di lavorare da solo. Sì, a meno che dovesse ritrarre, allora... se si doveva fare qualche ritratto l'ha fatto sia a noi bambini che a me negli ultimi anni, e allora sì, allora stavo lì con sta fatica da bambini di stare di stare fermi però no, se no quando si metteva a lavorare basta, io me ne andavo, perché magari prima cercavo di fargli compagnia, perché insomma erano momenti un po' difficili, non è così semplice.
perché poi c'è il lavoro, la professione, però c'è anche la, è in casa, quindi uno lavora in casa, c'è anche la famiglia che vuole magari la curiosità anche dei bambini. Però che vogliono... lui è sempre stato geloso del suo studio, mi ricordo anche con mia mamma andavamo qualche volta la domenica, ma dicendoglielo prima e tutto. Ok, conservava un po' questo nucleo personale, un po' questa bolla, magari anche appunto di concentrazione, di insomma, e poi riservata. Sì. Giovanna Cassinari non ci ha parlato solamente degli aspetti professionali del padre, ma abbiamo chiacchierato con lei andando anche a investire la parte, la sfera più familiare, più emotiva, e si è lasciata andare a ricordi molto interessanti che fanno comunque intuire anche uno spaccato di vita familiare dell'artista. Vediamo la seconda parte della nostra chiacchierata. È bello perché quando parliamo degli artisti, soprattutto secondo me in quest'epoca storica, effettivamente c'è questo desiderio di renderli umani, di sentirli vicini, anche con i racconti che sta facendo lei, no, di quando era bambina, di tutti i sentimenti che ruotano attorno a questa figura, che non è solamente la figura del pittore riconosciuto, appunto, che parla con Picasso, quindi appunto un vanto anche per noi piacentini. Però è bello anche calarlo nella quotidianità e capire che comunque era una persona normale, tra virgolette. Sì, ma poi lui, io vabbè, ho questi ricordi di Antiva, ma ho anche tanti ricordi di Grupparello, che non so se voi sapete, ma era la campagna dei suoi genitori. Lui è nato a Piacenza, però sua mamma aveva questa campagna a Grupparello e lui ha avuto lo studio per tutta la vita a Grupparello. Vabbè, io ero una bambina cittadina e un'estate mia mamma è andata con mio fratello, mi sembra, a Venezia, io sono andata con mio papà. Ha preferito la campagna. E, vabbè, insomma, e lui andava all'Osteria dei Gelati, era una frazione di Grupparello, dove, perché non aveva una casa più ormai lì, aveva la sua stanza sopra l'osteria ed era legatissimo a questa famiglia e ha fatto anche dei ritratti ai personaggi del posto di Grupparello, e io sono andata ospite di una signora perché lì nell'osteria non c'era posto ed era una casa molto, cioè, di campagna, col bagno fuori nel prato, sì. Così. A cui non era abituata perché appunto a Milano è un altro contesto. Però, e quindi... poi ci sono tornata, diciamo, da adulta, da ragazza, e vabbè, insomma, mio papà ci tornava sempre volentieri, poi stava volentieri con i contadini, alla sera cantava, mio papà aveva una bellissima voce, infatti diceva: se non avessi fatto il pittore avrei voluto fare il cantante. E cantava e passava queste serate così, proprio in semplicità, e lui diceva che i contadini avevano una filosofia, un modo di vivere, che non so, si svegliavano col canto del gallo, che poi tra l'altro mio papà ha dipinto tante volte i galli, cioè avevano un ritmo segnato dalla natura, il svegliarsi, andare a letto e tutto, il lavoro, e mio papà aveva molta ammirazione per queste persone. Si riconosceva nei valori che portavano queste persone. Poi. Vabbè, a Milano si è integrato, giovanissimo è venuto a Milano e all'inizio viaggiava prendendo il treno alle 5 del mattino così per fare i corsi a Milano. Ha lavorato come orafo anche per mantenersi a Milano, si è integrato a Milano perché eccetera, però il suo, insomma, non ha mai dimenticato le sue origini, le sue radici. Sì. Giovanna Cassinari ci ha parlato del grande legame che aveva il padre con il territorio piacentino, che era la sua Piacenza, era la sua città d'origine, in particolare Grupparello, dove vissero diverse estati felici sia lei che chiaramente il padre, che trovava spesso in questa
campagna bellissima, l'occasione per poter creare. Ed ora vediamo in località Simoni, quindi siamo a Gropparello, località Simoni e località Gelati, vediamo alcuni luoghi simbolo dell'artista. Questa è la casa studio dove l'artista amava ritirarsi per dipingere e salendo al primo piano ci siamo trovati davanti a un'abitazione ora rinnovata dove i nuovi proprietari non hanno voluto camuffare e togliere le opere di Cassinari chiaramente, ma l'hanno volute preservare. Ed è interessante perché tra poco vedremo che sulle pareti dell'abitazione sono rimaste delle opere significative che sono ben circoscritte e soprattutto avvicinandoci possiamo vedere che gli elementi cromatici presenti sono proprio materici, ossia possiamo notare in alcune opere le pennellate vigorose di Cassinari sono appunto tridimensionali perché il colore è un elemento determinante, come in questa particolare opera, da qua non lo vedete, ma appunto abbiamo trovato questa particolarità. Questa invece è la casa di Cassinari, dove la madre vendeva mobili. All'ultimo piano nel sottotetto c'è questa che è la prima opera di Cassinari fatta sull'intonaco, quindi giovanissimo con questo cavallo. Questa invece è l'osteria, dove la figlia ci racconta che il padre spesso andava a cantare e la figlia dice che il padre diceva spesso che se non avesse intrapreso la carriera di artista, avrebbe senz'altro fatto il cantante d'opera perché aveva una voce magnifica e molto potente. E quindi lo ricordiamo ancora in questa atmosfera un po' agreste, ma vera, sincera, a cantare all'Osteria dei Gelati. Terminato questo viaggio fra Antibes, Bobbio e Gropparello, quindi in terra piacentina, andiamo ad ascoltare una pagina del diario di Bruno Cassinari che ci ha fornito la figlia. È una pagina densa di emozioni, di esperienze vissute ad Antibes tra il 1949 ed il 53, dove a quell'epoca erano presenti tantissimi artisti di fama internazionale, in particolare Picasso, di cui vi è traccia in questo scritto. La pagina è letta da Pier Marra e lo ringraziamo per aver prestato la sua voce così intensa e la sua lettura magistrale conferisce sicuramente dei toni emozionanti a quest'ultima immagine che vi lasciamo. Mi sono svegliato alle 6 come tutte le mattine. Apro le finestre e vedo una lunga distesa di alberi ancora brulli, ma tanto belli. Li contemplo con gioia. È la natura che non ti tradisce mai, anche quando è modesta. O non ha l'esuberanza delle stagioni piene. Il cielo grigio striato di colori è sempre uno spettacolo emozionante. Mi ricordo quando abitavo ad Antibes, in riva al mare. Vedevo ogni mattina i vecchi marinai e pescatori che avevano la casa nell'interno del borgo scendere a guardare il mare. Era come se parlassero con un vecchio amico, un dialogo silenzioso, affettuoso, che mi ha sempre colpito. Io abitavo a pochi passi dal porto che vedevo dall'alto ed andavo a contemplare le barche e l'azzurro del mare incastonato dentro gli archi bianchi. Una sera, alla fine di marzo del 1949, vidi con la lampara la pesca dei gianchetti. Rimasi travolto da tanto spettacolo e decisi di rimanere lì per alcuni anni a lavorare. Così iniziò la mia avventura sulla Costa Azzurra. Conobbi tanti personaggi e li frequentai: Guide, Eloi, Cousteau, Chagall, Matisse, Verdet, Braque, Prévert e tanti altri. Ma l'uomo che mi travolse con la sua semplicità fu Picasso. Mi è venuto incontro come un vecchio amico, mi vedeva volentieri e mi fece anche fare una mostra nel suo museo. Ero il primo pittore che vi esponeva ed è stato un atto di grande generosità. Cerco di restituire per me
la più bella immagine di Picasso. Ecco, un pomeriggio di agosto, intorno silenzio, vecchie mura di una casa di campagna tutta chiusa e dentro Picasso solo. Ogni tanto un segno di vita, un colpo di martello o altro rumore. È lui, solo come un dio che crea il mondo. Il cavallo, il toro, la capra, la donna, l'uomo, l'agnello, il gallo, la donna incinta, i bambini e quadri, acqueforti, litografie, disegni, sculture, il mare, i bagnanti, i monti. Su questa piccola collina, scaldata da un sole senza tempo, è il sovrano che crea tutto con assoluta libertà e sicurezza.